Nei prossimi giorni copritevi perché farà freddo. Già dalla giornata di ieri l'aria artica ha fatto capolino sul bacino del Mediterraneo, passando per la Scandinavia e l'Europa centrale, portando sulla nostra penisola freddo sull'avvio della prima settimana di aprile, ondata di gelo che potrebbe protrarsi fino a Pasqua. Le condizioni di tempo instabile che il vortice posizionato sul Mediterraneo in questo momento sta portando su gran parte delle regioni meridionali e centrali tenderà a spostarsi verso est per la giornata di domani, accompagnato però da un flusso di aria più fredda ed umida che garantirà ancora condizioni di tempo stabile su gran parte delle regioni meridionali, con particolare attenzione all'area tirrenica della Sicilia e della Calabria, e qualche locale nevicata potremmo avere sui rilievi appennini dell'Abruzzo e delle Marche. Già da oggi il calo termico dopo la pausa decisamente primaverile ha portato la neve in Sicilia, dove ha imbiancato l'Etna e dove i mezzi spazzaneve sono entrati in azione già dalle prime ore del mattino. Allerta arancione, scuole chiuse in Calabria a Catanzaro, giornata soleggiata a Trieste ma con venti provenienti da nord-est che si prevede aumentino in serata.